Nel 2021 un italiano su quattro potrebbe rinunciare alle cure dentistiche e quanto emerge da una recente indagine, quali potrebbero essere le conseguenze? Sono dei dati molto tristi che riportano una situazione difficile italiana, ma che rispecchia anche quella mondiale, sia dal punto di vista sanitario, ovviamente anche da un punto di vista economico. Questo può avere delle ripercussioni molto molto serie e importanti su tutta la nostra popolazione dal punto di vista odontoiatrico e da un punto di vista ortodontico. Assolutamente ciò non deve avvenire. Noi sappiamo bene dell'importanza di andare a intercettare le problematiche sul nascere, in odontoiatria quanto in ortodonzia, e questo soprattutto nei bambini. Andare a intercettare delle problematiche di eruzione, quindi di permuta dei denti, piuttosto che di crescita e di sviluppo delle ossa mascellari. E noi, come specialisti in ortodonzia, ASIO, Associazione Specialisti Italiani in Ortodonzia, lo sappiamo molto molto bene. Ecco perché abbiamo lanciato insieme all'Accademia Italiana di Ortodonzia un progetto che abbiamo definito Ripartiamo il Sorriso. Come presidente dell'ASIO, assolutamente è mia premura sfatare una serie di miti che ci sono anche di credenze che ci sono nell'opinione pubblica e nell'opinione popolare. Molto spesso noi sentiamo dire i denti di latte non hanno importanza, piuttosto che è piccolo, aspettiamo che cambi i denti. Assolutamente no, non c'è nulla di più sbagliato. Noi sappiamo bene il motto degli anni 80, intercettare è meglio che curare, prevenire è meglio che curare. È assolutamente così anche in ortodonzia. Se noi andiamo a intercettare delle abitudini viziate, piuttosto che delle alterazioni di crescita, è molto più semplice andare a correggere e consentitemi, è possibile. Ci sono delle disfunzioni di crescita o delle turbe dell'eruzione che nel bambino è possibile correggere. Quando il bambino diventa un giovane adolescente è molto complesso correggerle, quando poi diventa un adulto è impossibile correggerle, se non con dei metodi molto cruenti e arrivando a delle soluzioni molto complesse. Facciamo degli esempi, alcuni esempi, uno per tutti: la suzione prolungata del dito, del ciuccio, che secondo le linee guida del Ministero italiano della Salute, ma anche dell'Associazione americana di ortodonzia, deve cessare entro il terzo anno di vita. Dopodiché, se invece è protratta nel tempo, in soggetti predisposti, non tutti i soggetti, in soggetti predisposti può dar vita a delle turbe dei mascellari. Si chiama open bite, cioè i denti non chiudono più. Questo può essere facilmente corretto in ortodonzia del bambino in crescita, magari anche giovandoci ed aiutandoci con della logopedia e quindi un lavoro in team. Invece è molto difficile correggerlo nell'adolescente e sembra strano pensarlo, ma se lo protraiamo fino all'età adulta abbiamo bisogno della chirurgia. Questo ci fa capire molto bene l'importanza del timing e di intervenire al momento giusto.